Il Pescara Wine Festival, il premio delle eccellenze del vino abruzzese, giunge alla sua 19ª edizione. 50 aziende abruzzesi, 5 da fuori regione ed uno champagne. L'evento è organizzato dall'Associazione Italiana Sommelier Pescara, insieme alla Presidenza del Consiglio regionale e come sempre è ospitato nella Sala Consiliare di Pescara. Luca Panunzio, delegato AIS Pescara, il Pescara Wine Festival giunge alla sua 19ª edizione con 50 aziende abruzzesi, 5 da fuori regione, uno champagne, insomma una edizione veramente piena e bella. Sì, dopo anni siamo tornati, dopo gli anni del Covid purtroppo, siamo tornati a pieno regime, quindi questi sono i numeri. Oltre 50 cantine abruzzesi, con tutti i nomi illustri più qualche... e chicca che probabilmente diventerà famosa tra qualche anno, e 5 cantine di fuori regione e una maison di champagne. Quest'anno premiamo un Blanc de Blanc, quindi uno Chardonnay d'Emporezzo, un Grand Cru, quindi una bella soddisfazione. Abbiamo anche presente un personaggio dell'azienda che ci racconterà un po' il territorio di Champagne. Quali sono stati i criteri di premiazione? Allora, noi facciamo la media matematica di tutti i punteggi che i vini prendono sulle guide di settore, quindi Gambero Rosso, Veronelli, Slow Food e quella nostra naturalmente, Vite. E quindi facciamo questa media matematica e risultano vincitori 1, 2, 3, 4 aziende, nel senso che non è proprio possibile farla matematicamente questa media, perché molti danno simboli, non numeri, quindi noi diamo un valore più o meno veritiero e quindi decidiamo di premiare 2-3 a seconda di che performance fanno in generale e quindi li portiamo a premiare insieme, quindi sono tutte medaglie d'oro per noi e poi naturalmente c'è sempre il ringraziamento a chi ha consentito questo, cioè gli sponsor che fanno vivere questa manifestazione e quindi dal main sponsor Mediolanum a tutti gli altri e c'è il mio ringraziamento, quindi, perché questa rimane sempre una manifestazione senza contributi pubblici e quindi abbiamo bisogno di altre fonti e quindi abbiamo questi sponsor, ci stanno vicino, addirittura ICO saranno più di 10 anni, incredibile. Una manifestazione che mette in evidenza anche quanto stia crescendo l'Abruzzo nel panorama vitivinicolo nazionale anche oltre. Sì. C'è stata una battuta d'arresto naturalmente per il Covid, ma subito dopo si è ripartita la grande. Grosso merito va sicuramente al pecorino, che ha questo nome accattivante e che traina un po' tutto il mercato estero, a parte che poi è anche un grande vitigno, cioè, vabbè, il pecorino piace proprio particolarmente. E quindi si sta lavorando molto bene all'estero con numeri sempre migliori. Angela Di Lello, presidente AIS Abruzzo. L'AIS, questa associazione, svolge un ruolo importantissimo per la divulgazione e la conoscenza del mondo del vino. Buonasera, sì, l'AIS, Associazione Italiana Sommelier Abruzzo, nel territorio sta da anni portando avanti tante iniziative dedicate al mondo del vino. Negli anni si è riscoperto sempre un miglioramento sulla qualità dei nostri vini e per noi è sempre un onore divulgare la conoscenza della enogastronomia in generale. Quello che è l'aspetto che più ci preme in futuro è quello di portare a una enogastronomia davvero importante per la nostra regione, collocarci nelle classifiche anche a livello di altre regioni, nel senso far comunque un bel sistema di cultura, di divulgazione vino, cibo, ma soprattutto far conoscere il nostro Abruzzo. E uno dei veicoli più importanti è proprio quello del settore vitivinicolo. Quindi complimenti a tutti i produttori della nostra regione che si dedicano con impegno e costanza alle iniziative sempre più per migliorare e far conoscere il nostro territorio. Noi insieme a loro cercheremo di fare il meglio per difendere il nostro territorio. Ecco, l'Abruzzo negli ultimi anni è cresciuto notevolmente e si sta affermando moltissimo nel panorama del vino. Secondo lei il merito di chi è?
Il merito è di chi sa scegliere, nel senso che i nostri vini sono di territorio e le persone che si avvicinano a degustare i nostri vini scoprono il territorio. Mi torno a ripetere e a marcare questa parola perché per noi è davvero importante, perché si cresce tutti insieme e si va avanti per difendere quello che è il nostro orgoglio, la nostra terra d'Abruzzo. Quindi l'impegno e il credere nelle cose sicuramente porta dei risultati di maggior soddisfazione. Quindi crediamoci tutti e insieme cerchiamo di andare avanti con orgoglio, perché la nostra terra merita questo, l'essere conosciuta e apprezzata. Ormai tutte le regioni, diciamo tra virgolette, sottolineo tra virgolette, quelle del sud e quelle definite un pochino minori, perché tutti i vini andavano a migliorare sia i vini del nord che quelli anche d'Oltralpe, ormai hanno raggiunto un livello qualitativo talmente alto che i viticoltori hanno pensato bene di cominciare a produrre eccellenza per conto proprio. Questa fa sicuramente onore a tutta l'Italia del vino, quindi tutte le regioni del sud ormai stanno emergendo per tutte le eccellenze che stanno producendo. Partecipo per la prima volta, con grandissimo piacere, per me è un onore in veste di presidente nazionale e di veramente presiedere questo evento. Sono contentissimo e vediamo, non so, tra l'altro i produttori, quelli premiati, non so, sono un po' all'oscuro di tutto, però adesso vedremo, tantissimi produttori li conosco, vediamo se ci sono quelli che conosco oppure no, però so che è un premio anche che guarda un po' al di fuori dei confini regionali, quindi un po' al nazionale, e questo sicuramente credo che testimoni il livello dell'evento che è stato così programmato. Insomma. Presidente, Pescara Wine Festival, 19ª edizione, accende i riflettori sull'Abruzzo, sui suoi produttori vitivinicoli. E sulle eccellenze del vino abruzzese, sempre più apprezzato in Italia e nel mondo. Negli ultimi anni abbiamo avuto fattori di crescita molto importanti, anche a doppia cifra, del vino abruzzese, delle sue esportazioni, della sua produzione, una cosa che ci inorgoglisce e che ci responsabilizza anche, nel senso che dobbiamo continuare a crederci e a crederci di più, perché nonostante questa grande crescita c'è ancora un potenziale molto molto ampio di mercato che il vino abruzzese può conquistare, c'è ancora tanta produzione che può essere affinata e convertita a produzioni di eccellenza e di qualità. È la strada che hanno fatto molti nostri produttori, molte nostre etichette che oggi rappresentano, sono riconosciute in tutto il mondo come delle vere e proprie eccellenze che non hanno niente da invidiare ai grandi vini toscani o piemontesi o veneti. E appunto l'Abruzzo può fare la sua parte e continuerà a farla. Lorenzo Sospiri, presidente del Consiglio regionale, questo premio è un premio importante perché dà visibilità ed importanza allo sforzo dei nostri viticoltori che hanno reso l'Abruzzo una regione competitiva. Sì, esattamente così. Le motivazioni che lei ha detto in narrativa di questa intervista sono quelle che hanno mosso il Consiglio regionale da ormai 4 anni, credo, tranne uno del Covid, quindi 3 anni, a patrocinare e sostenere questa iniziativa. Aggiungo che oltre ai sacrifici, la grande crescita qualitativa, merito pressoché esclusivo degli imprenditori agricoli e dei viticoltori della regione Abruzzo, tramite loro in molti vengono a conoscenza di questa bellissima terra che tra mari, colline e montagne diventa poi meta per soggiorni, vacanze, per turismo e per PIL. Quindi hanno un doppio merito che sottolineiamo con questo premio. Antonio De Marco, manager Banca Mediolanum, l'importanza di sostenere progetti come questo festival per tutto il territorio. Sicuramente dal momento in cui ci hanno coinvolto in questo progetto la prima risposta è stata sì. È la 19ª edizione di questo festival, organizzato benissimo, ma soprattutto vocato al territorio, un po' come quello che si spera facciano tutti gli istituti di credito, e questo è il motivo per cui siamo qui, sostenere il territorio in momenti di difficoltà come quello che si è attraversato con il Covid, ma così come la situazione geopolitica Ucraina-Russia ha sicuramente creato dei gap economici in termini di chiusura ai mercati, piuttosto che impossibilità a presenziare in alcuni eventi, in alcune
alcune situazioni come quelle che poi si prestano a svolgere eventi come questo. La banca, le banche devono sostenere le aziende, gli imprenditori che fanno fatica ma ci mettono tanta passione. E diciamo che nel DNA di un buon istituto di credito è proprio quello di essergli a fianco, perché poi, come dico sempre ai miei ragazzi, vince la squadra ed è la cosa più importante che bisogna fare, guardare al futuro con positività. Quindi benvengano queste partecipazioni e questi eventi. Leonardo Pizzolo dell'azienda Valle Reale di Popoli ha conquistato il premio di miglior trebbiano d'Abruzzo. Grazie, siamo molto contenti di questo premio che è stato raggiunto grazie a un lavoro di squadra di tutto il nostro team, ed è stato raggiunto dopo molti anni di attenta ricerca nella vocazione del nostro territorio, che è un territorio di montagna, un territorio freddo, un territorio difficile, dove siamo riusciti in qualche parcella a individuare e valorizzare un po' la personalità del trebbiano, che pensiamo essere una grande risorsa per l'Abruzzo ed essere estremamente importante, anche se magari in questo periodo è un po' meno di moda. Quanto sono importanti questi eventi per diffondere la cultura del vino? Ma lo sono molto, soprattutto sicuramente a livello territoriale, perché logicamente aiutano a sensibilizzare le persone sull'approccio alla qualità innanzitutto, no? Su cercare di bere diversamente, magari bere meno e cercare di bere con maggiore attenzione. E poi soprattutto danno anche un risalto della nostra regione a livello anche nazionale, dove secondo me abbiamo bisogno di riqualificazione, e anche questo fatto di invitare persone da fuori e dare premi anche a cantine da fuori dà un risalto diverso a un premio che non è solo locale, ma diventa anche un evento importante, e secondo me è la strada giusta. Fausto Albanesi dell'azienda Torre dei Beati di Loreto Abruzzino, miglior trebbiano d'Abruzzo, un riconoscimento importante oggi. Beh, sicuramente è importante, è un grande onore, e lo sappiamo che il trebbiano è il vitigno a bacca bianca più importante della regione, e quindi soffre un po' della sindrome di Cenerentola, perché specie negli ultimi anni è stato un po' surclassato da vitigni emergenti, specie dal pecorino, però questo riconoscimento ci dà proprio lo stimolo, e spero che lo dia a tanti altri, di cercare di valorizzare questo vitigno, che poi è quello veramente diffuso nel tutto il territorio. Quindi per me è un onore anche il fatto che poi questo premio arrivi in un paesino come Loreto Abruzzino, che insomma non ha bisogno di presentazioni. Ecco. Ed ecco noi Caterina Cornacchia dell'azienda Barone Cornacchia, che ha ricevuto un premio molto importante, Colline Teramane di OCG Riserva. Sì, questo premio ci riempie veramente di orgoglio, a me e a mio fratello Filippo, e lo vogliamo dedicare con tutto il cuore al nostro padre, perché le Colline Teramane per noi rappresentano la generazione che è venuta prima di noi, che ha combattuto e ottenuto questo grande riconoscimento, che è stata la prima di OCG in Abruzzo. Noi abbiamo dedicato il vino al nome di nostro bisnonno, ma l'operato è tutto di nostro papà, quindi è un premio che sentiamo particolarmente vicino, quindi ci rappresenta molto. Questi eventi sono un'ottima occasione proprio per raccontare le nostre peculiarità, per ritrovarci tutti insieme, e sono veramente una vetrina, una specie di kermesse che poi tutta la regione aspetta con ansia, con attenzione, con grande interesse. Ed ecco noi Nicolino Travallini dell'azienda Terre d'Erce, miglior vino pecorino. Il nostro pecorino è stato ho avuto questo bel riconoscimento, il pecorino che si chiama Motta Grossa della riserva di Punta d'Erce, e sono veramente orgoglioso e soddisfatto di questa premiazione. Un vino che racconta un tratto di costa molto suggestivo e che identifica perfettamente l'Abruzzo, il territorio. Sì, i nostri vigneti sono a ridosso del mare, siamo proprio nella riserva di Punta d'Erce, a rispetto della spiaggia di Motta Grossa, che nasce questo vino con una sapidità unica e un prodotto veramente eccellente. Ciro Giordano delle cantine Olivella di Sant'Anastasia in provincia di Napoli, miglior bianco d'Italia, un riconoscimento davvero importante. Sì, devo dire la verità, sono molto emozionato, perché
ricevere un riconoscimento è sempre bello, poi riceverlo in un territorio dove si produce anche tanto vino, quello aumenta ancora quello che è il suo valore. Sicuramente è un riconoscimento che premia poi i grandi sacrifici che noi facciamo ogni giorno in campagna, in termini lavorativi, in termini economici e soprattutto quella grande tradizione che noi, un riconoscimento alla grande tradizione che noi portiamo avanti da generazione in generazione. Sabatino Di Properzio della fattoria La Valentina è stato premiato come miglior Montepulciano d'Abruzzo riserva. Sì, questo è un riconoscimento che è sempre molto importante, è l'evento più importante vinicolo della città, l'AIS c'è sempre a fianco, quindi per noi è un riconoscimento importante. Grazie, ringrazio sempre l'AIS. Quanto sono importanti questi eventi per la divulgazione del mondo del vino, per far conoscere questo mondo anche ai semplici appassionati? No, sono molto importanti perché c'è in primis l'occasione di incontrare i produttori, poi c'è l'occasione di assaggiare i vini che sono appunto a disposizione in degustazione e anche poi per entrare un po' nel dettaglio anche di quelle che sono le denominazioni, della terminologia riserva, superiore, classico e via dicendo. Quindi un evento anche culturale, se vogliamo. Assolutamente, cioè dietro il vino c'è il divertimento, c'è la festa, ma sicuramente c'è una grande cultura e grandissimo lavoro.